Incredibile notizia. Domenica 4 maggio, un'enorme invasione di Minecraft ha invaso il server Powerful. La linea va al mio collega. Grazie Paola. Come potete vedere, il server è devastato da una marea di carrelli migranti. In particolare, il lotto di un utente di nome CrazyBizeb247. I malfattori che si presuppone siano dei griefers, si sono aiutati grazie a queste rampe con rotaie ad alta velocità. La vittima ha solamente potuto assistere impotente davanti al disastro. E, i Minecraft hanno invaso i terreni e le strade. La linea va a Luca. Grazie Roberto. Secondo la testimonianza di CrazyBizeb247, i colpevoli sono NigerWolf89, il malvagio Pigu, NerdHunter, Skebby, ABC Predator e Buttafuori. Si presuppone che quest'ultimo sia quello che ha trovato l'IP del server. Mi fanno tanta paura, voglio tornare a casa a piangere dalla mia mammina. Non preoccuparti, ti consolo dopo io. Mi è appena giunta notizia che hanno appena messo una taglia di ben 300 smeraldi sui 6 griefers. Le autorità nerd li stanno già cercando. Bene, la puntata di oggi termina qui. Vi lascio alla pubblicità. Ciao amico, cerchi un posto caldo e accogliente per rompere la noia quotidiana? Allora vieni alle Terme di Pedrito, a scaldarti il cu. Il cuore. Mi raccomando porta anche i tuoi amici, perché più siamo e più ci divertiamo. Uffa, che noia questa TV spazzatura. Tornando al notiziario, vi spiego subito cosa è successo. Appena siamo entrati nel server, siamo subito andati nell'area creative, o meglio nei plot me. E ognuno si è fatto il suo plot con le sue costruzioni, che ovviamente avranno lo scopo di spammare carrelli in giro. E le abbiamo fatte tutte con una certa creatività veramente unica. Qui ora potete ammirare tante strutture veramente molto originali, a parte il pene che oramai viene fatto molto spesso, ma questa volta non sono stato io a crearlo. Qui c'è una specie di slime che sto costruendo e dietro c'è una specie di totem di facce conosciute. Per il momento c'è solo quella di Mister Anto o quella di Notch, ma dopo vedrete chi metterà ancora NerdHunter. Ecco ragazzi, adesso la mia costruzione è completa e anche quelle degli altri, praticamente. Mi sono dimenticato di dirvi che la costruzione vicino alla mia slime sarebbe una specie di ragnatela fatta con sopra le rotaie. Molto originale, non trovate? Come potete vedere, qua dentro ho fatto anch'io le rotaie. E poi vedrete da dove escono. È una sorpresa. E ora sono pronto per far andare i carrelli 1, 2, 3, via. Avanti, uno dietro l'altro. Però peccato che non ne posso mettere tantissimi. Li metto tipo 3 alla volta al massimo. Ok gente, ora sono pronto per farvi vedere da dove escono i carrelli. Escono proprio da davanti. Da dove non pensavate che uscissero. Poco dopo, il malvagio Pingu mi dice che è venuto un nerdino nel suo plot e sta tentando di togliere i carrelli che sta piazzando, perché si sente infastidito probabilmente. E così il malvagio Pingu poi glieli spamma anche nel suo plot. Intanto ammirate la scritta Viva Pingu dietro il suo pinguino. Spamma carrelli che ha costruito sempre lui. Al momento qua non ho potuto ancora dargli una mano perché non mi ha ancora dato i permessi per il suo plot. Dopo in seguito vedrete
cosa succederà quando me li darà. Tanto guardate qui, quanti carrelli che sono usciti fuori. Che macello. Ma non è ancora niente rispetto a quello che sarà dopo. Ecco, guardate un po' nel plot del nerdino, quanti carrelli ci sono adesso. Veramente molti di più di prima. E lui sta già iniziando a prendere dei provvedimenti. Tra virgolette provvedimenti, ovviamente. Ok, finalmente il malvagio Pingu mi ha dato il permesso di costruire nel suo plot. E ora gli posso dare una mano con i carrelli. Inizio subito a fare le rotaie. E tra poco sono pronto. Ecco qua. Via! Più carrelli stavolta. E guardate, ora si preparano ad invadere il plot del nostro amico. Ecco. Il poveraccio ha fatto come difesa dei binari e sta mettendo dei carrelli come muro. Ma vedrete che fine faranno poi, vedrete. Ecco, adesso si aggiunge anche Nerd Hunter a darci una mano. Perché più siamo e meglio è, come diceva il nostro caro amico della pubblicità di prima. O no? Ecco ragazzi, guardate che disastro. Il lotto di Crazy è totalmente pieno di minecart. È veramente... tutto invaso, veramente. Ops, scusate per tutte queste ripetizioni. Ecco, adesso qua volevo mettere le barchette qua sopra, ma non posso perché il lotto non è mio e non ho i permessi. Ragazzi, guardate un po' com'è adesso il terreno a furia di piazzare minecart. Non ne ho mai abbastanza. E grazie a questa tecnica, prima abbiamo causato un lag allucinante. Veramente, si andava tipo a pochi FPS e tanti si lamentavano. Come è giusto che sia, naturalmente. Guardate, i carrelli non si sono accontentati di invadere il lotto. Hanno invaso anche alcune strade. Chissà che qui verrà giù... il telegiornale e tutti i media, sicuramente. La scritta di prima con su scritto Crazy Fagot era naturalmente per Crazy, l'abitante del plot che è stato invaso dai carrelli. Però se ne è fregato altamente. Ecco, intanto qui c'è l'IP che dopo passerò in descrizione. Ragazzi, tra poco assisterete a un errore che ho combinato. Ovvero, ho scambiato Amazing Dog per Crazy. Crazy Coso, come si chiama poi. E ho iniziato a dirgli frasi tipo: sta zitto e mangiati questo carrello. Perché pensavo fosse proprio lui. Non mi ricordavo più come si chiamava. Ecco, lo sto per scrivere. Vabbè, dai, tanto sono sempre nerdini. Però ho rischiato, se c'era un amministratore poteva arrabbiarsi e buttarmi. Di solito in questi server grandi però si corre meno il rischio. Al massimo qualche moderatore avrebbe potuto bannarmi. Ma vabbè, meglio così visto che non mi hanno detto niente. Vi auguro anche a voi di avere... simili fortune quando andate a griffare server. Ragazzi, adesso assisterete ad una scena veramente epica. Ovvero, li riconoscete questi due qui? Sono quelli che parlavano prima in chat, a cui gli ho detto di mangiarsi il minecart. Ecco, adesso ABC Predator li sta sganciando i carrelli nel loro plot e vedrete tra un po' quali saranno le loro reazioni. Io purtroppo non ho potuto aiutare ABC perché non ho i permessi per quel plot.
me li poteva dare solamente Nerd Hunter, che purtroppo si era disconnesso. Ecco ragazzi, tra poco vedrete le reazioni. Ecco, please watch it, don't grief. Poi Niger qui mi tira in causa, ancora non ho capito il perché. Ecco, qua mentre ABC continua a spammare i carrelli, Niger risponde ad Hack: tua madre griffa. Poco dopo, Ducklet e Amazing Dog tentano invano di rimuovere i minecart. Anche se Ducklet usa la lava, non riuscirà nel suo intento, ve lo dico già. Disperati, decidono poi di rinunciare, perché i carrelli sono veramente troppi per loro. Addirittura vanno anche in strada qua, come prima. Ma non è finita qui comunque. Ducklet adesso si mette davanti ad ABC Predator nella speranza di far deviare il corso dei carrelli. Senza successo però, come prima. Ok ragazzi, direi che per oggi è tutto. Alla prossima, ciao. Chissà che non mi incazza, Porco Dio! Dio porco! Porco Dio! Dio cane!